Sono Amelia Ciconte, un architetto con la passione per la scrittura e vi vorrei parlare del mio romanzo Dopo il buio, storia di un amore malato, edito da Tra le righe libri. La mia idea di scrivere un romanzo sul femminicidio è maturata in occasione della partecipazione ad un evento per il 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Vi lessi un monologo nato da una mia riflessione sul problema, che divenne poi la genesi del racconto. Sulla sua falsariga sviluppai poi la trama del romanzo. Con il manoscritto partecipai ad un concorso letterario nazionale, Essere donna oggi di Gallicano in provincia di Lucca. Vinsi l'edizione con la casa editrice Tra le righe libri di Andrea Giannasi, che ringrazio per aver creduto nel mio lavoro. E sono sempre stata sensibile alle tematiche di genere e, come ho già detto, il mio romanzo nasce da un monologo sul femminicidio, dove la protagonista racconta la storia da quando, dal momento in cui aveva conosciuto l'uomo che diceva di amarla, a quando lui aveva tentato di ucciderla. Ripercorre a ritroso le vicende che l'avevano vista coinvolta, raccontando sensazioni e stati d'animo. Poi mi sono chiesta cosa passa per la mente di un uomo che dice di amare la propria donna fino ad arrivare all'evento estremo, quello di ucciderla. Quindi mi sono immedesimata anche in lui, in un uomo, cercando di raccontare le sue motivazioni e le sue sensazioni. È nato così un romanzo a due voci, una storia narrata dai due protagonisti, e ognuno di loro dà al lettore la propria personale chiave di lettura. Viola e Claudio, i protagonisti, all'inizio vivono un rapporto d'amore intenso, molto bello, finché episodi dell'infanzia di lui non riemergono, facendolo diventare prima sospettoso e poi violento. Viola, la protagonista, potrebbe essere qualsiasi donna che subisce violenza. Sono tante le motivazioni che spingono un uomo ad essere violento, ovviamente nessuna è giustificabile. E che lo spingono ad essere violento, addirittura uccidere una donna. Io ovviamente per un'esigenza di narrazione mi sono concentrata solo su alcune. Il mio romanzo è frutto di fantasia, con personaggi di fantasia, ma è sicuramente lo specchio di episodi che potrebbero verificarsi o che si verificano all'interno delle mura domestiche. Viola, come qualsiasi altra donna che subisce violenza, ha bisogno di urlare, di raccontare, ma non è ancora pronta. Si vergogna, si colpevolizza, convincendosi che non è lei la vittima. È come lei, personaggio di fantasia, tante donne nella realtà. La sua storia si sovrappone tranquillamente ad episodi di cronaca che scorrono quotidianamente sui giornali. Questo tipo di violenza, però, secondo me, è una questione antropologica e ha a che fare con una subcultura che si tramanda. In un uomo violento scatta un bisogno atavico, quello di riappropriarsi in qualcosa che la storia aveva stabilito fosse suo da sempre, che gli appartenesse, quindi la sua donna. Da dati sulle violenze di cui abbiamo contezza, possiamo dire che stiamo assistendo ad una guerra asprissima di genere. Per vincerla non basta da parte delle donne aver raggiunto una parità nel mondo delle professioni. Va cambiato tutto il modo di pensare della società, tenendo anche conto che un uomo violento non picchia per troppo amore, perché l'amore non ha nulla a che fare con la violenza. La copertina del mio libro è un disegno, un'immagine di una bravissima artista di street art, Alice Pasquini, che ringrazio per avermi consentito l'uso dell'immagine. Il significato di questo disegno è: navighiamo tutti nello stesso mare, quindi possiamo dire potrebbe succedere a chiunque. Invece il titolo, Dopo il buio,
È emblematico, è il periodo in cui la mia protagonista subisce le violenze e le vessazioni, quindi è il periodo di buio in cui vive, lei vive una vita non sua. Nella stesura del romanzo, nella stesura iniziale, Viola muore, quindi la mia protagonista muore. Poi durante la narrazione decido di non farla morire per due motivi. Il primo perché io col mio libro voglio lanciare un messaggio di speranza, un messaggio positivo. Poi perché penso che raccontare in prima persona è molto più penetrante, soprattutto quando Viola si rivolge alle altre donne che subiscono le stesse violenze, esortandole a denunciare, a raccontare, a far rumore, perché così facendo potrebbero salvarsi la vita. Io credo che riuscendo a raccontare, avendo la consapevolezza che la violenza produce solo violenza e che un amore violento non è amore, ci si possa salvare. Quindi raccontare la violenza è essenziale, soprattutto per capirla e combatterla, anche perché spesso la violenza non è solo fisica, ma è anche psicologica, che è molto più subdola e non lascia segni evidenti e non lascia lividi. Però parlare di violenza per una persona che l'ha subita, per una donna che l'ha subita, non è facile perché vorrebbe solo dimenticare. La donna comunque ha sempre vissuto rispetto agli uomini situazioni di subordinazione e anche se di fronte alla legge i due sessi sono paritari per diritti e doveri, molto spesso alcune donne non riescono ancora a vivere appieno questa loro libertà perché hanno paura degli abusi che hanno subito o che potrebbero ancora da subire. Quindi è necessario rivoluzionare anche da parte delle madri di figli maschi il modo di educare dei loro figli. Vanno educati a rispettare le donne e a capire che la diversità è solo biologica e non c'è nulla di strano in questa diversità, non è strana. E quindi serve una rivoluzione culturale, anche perché molte volte le donne non denunciano perché subiscono economicamente questa violenza, in quanto non sono indipendenti e quindi dipendono dal loro aguzzino. Quindi hanno paura che denunciando possono perdere questo loro sostentamento, soprattutto se hanno dei figli. Questa mia presentazione è un invito alla lettura dei libri in generale, di quelli presenti nel catalogo di Tra le righe libri e del mio in particolare. Grazie.